Io credo che non vi sia nessun dubbio che il gruppo di Hahn, Strassmann e la Meitner fosse probabilmente il gruppo di chimici più evoluto e più avanzato che ci fosse in quell'epoca. La scoperta della fissione l'avremmo potuta fare anche noi a Roma e adesso sarebbe troppo lungo spiegare com'è che non l'abbiamo fatta, però va a nostra giustificazione che tutti gli altri gruppi che ci lavoravano dissero che noi avevamo ragione nella nostra interpretazione e per anni gli stessi Hahn e Strassmann seguitarono a assistere che noi avevamo ragione, e anzi fu proprio estrapolando, portando agli estremi questa nostra interpretazione che loro si trovarono a un certo punto in un circolo vizioso per uscire dal quale non c'era che scoprire, ammettere l'esistenza di un nuovo fatto, e così fu scoperta la fissione. Quindi credo che effettivamente se c'era un gruppo che, servendosi di mezzi chimici, potesse scoprire la fissione o scissione, non c'è dubbio che il gruppo più indicato era il gruppo di Berlino. Come devo dire anche che può sembrare un'affermazione un po' dopo, può sembrare un'affermazione di poco significato, ma bisogna dire anche che era difficile immaginare che un altro gruppo fosse più preparato di quello di Fermi, che Fermi ricostituì negli Stati Uniti per la scoperta, per la riuscire a realizzare il primo reattore nucleare. Fermi già in Italia aveva creato un gruppo estremamente efficiente, è emigrato negli Stati Uniti e è riuscito in brevissimo tempo a creare un altro gruppo estremamente efficiente, e lui personalmente credo che fosse la persona veramente più indicata per risolvere questo tipo di problema, su un problema dove si procedeva non con una grande teoria, non con un grandissimo esperimento, ma con una trama complessa di esperimenti e di ipotesi e di verifica delle ipotesi suggeriti da una qualche concetto teorico, ma immediato con un nuovo esperimento, una trama così complessa e così mescolata, diciamo finemente, di teoria e esperienza, che non c'è dubbio che Fermi era nel nostro secolo la persona più indicata per risolvere il problema. Anzi, è strano quasi questa direi preparazione specifica di una persona, nel caso dei chimici tedeschi, per la scoperta della fissione, nel caso di Fermi per la scoperta della realizzazione, hanno veramente portato a questo risultato. I can remember so well that exciting moment. Ricordo benissimo quel momento entusiasmante a New York, il 16 gennaio 1939, quando sono andato all'arrivo della nave che proveniva dalla Danimarca. Eravamo sul molo ad aspettare Niels Bohr, io, Enrico e Laura Fermi. E quando Bohr scese, appresi da lui tutto quel che riguardava la fissione dell'uranio, sulla quale non aveva ancora pubblicato niente. Da quel momento in poi cominciamo a lavorarci insieme e scoprimmo che la prima cosa che dovevamo fare era cercare di capire quanta energia veniva liberata, e cominciamo subito con la formula E uguale MC quadro. La prima parte del nostro studio aveva a che fare con la liberazione dell'energia, mentre in altre parti ci rifacemmo ad altre idee di Einstein.